Granata, siamo qua dall'aeroporto internazionale JFK di New York. Buongiorno, pronti per questa gara 7 di playoff New York Knicks contro un nebbeno. Niente, la, il caffè era per tutti corretto, si vede, si sente poi. Niente, anche senza carta d'identità siamo riusciti ad imbarcarci. Allora, un piccolo tutorial come partire con Ryanair senza carta d'identità. Seguite i consigli di Peppa Aiuto. Ora faremo un breve manuale, lo metteremo sul sito online così sappiamo come superare anche questi ostacoli. Saluto a Benny Bellone. Siamo Benny, in bocca al lupo a Benny che dove oggi lavora. Hanno fatto passare pure a Salone, ma io non so come l'hanno fatto passare. Chissà perché hanno tutti gli occhiali. Noi ci speravamo che non lo facevano partire, comunque l'hanno fatto partire. Preparatore atletico della squadra. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Va bene, ci vediamo dopo. Ciao ragazzi. Che puttana di alcol. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Prossimo gioco di sabato. Ciao amici, siamo tornati a Recanati con un ospite inatteso, Leo Stellato, che è alle nostre spalle. Leo, non fare scherzi, eh? Non faccio scherzi, ma se no mi callo le notate. Siamo al solito in trasferta, minchiate perché è la prima trasferta che facciamo quest'anno, però facciamo finta di niente, con due vecchie conoscenze. Ricordiamo anche che giochiamo a Roseto e noi siamo a Recanati. Perfetto. Ma non ho capito sto fatto. Ma perché? Ancora, sono arrivati ancora. Abbiamo trovato un toscanaccio e un napoletano a Recanati. Incredibile. Ma due trapanesi d'adozione. Napoletano. Due trapanesi d'adozione. Residente a Trapani. Ormai non sono famiglia trapani. La cittadinanza quella è. Residente di a Trapani. E niente, grazie ai ragazzi siamo qui a pranzare e a bere, finora a bere. Non abbiamo pranzato nulla. Poco niente. Ma infatti ragazzi, che ci fate a Recanati? Siete venuti a fare la trasferta con Roseto? A trovare Giacomo Leopardi. Però purtroppo la sua via non l'abbiamo trovato. A fare un viaggio alla Madonna di Loreto, mentre se passiamo a Ove per Recanati ci siamo fermati. Sicuramente, guarda Gianni sicuro proprio. Io sono va bene, ma veniamo al sodo. Vi manca Trapani? Parecchio. Soprattutto il clima, mite che qui insomma un po' l'inverno è stato un po' tragico, il mare soprattutto. Vabbè, ma dopo Matera dai. Dopo aver fatto il Matera lì, però dai, quest'estate ritorniamo a Trapani. Anche Naro, la domanda è diversa perché sei a Trapani. Ho 15 giorni e sto giù. C'ho casa, quindi. Ci vediamo ospitalo ogni tanto. Ci vediamo tra poco a casa piccola. scusa, ma questi quattro stronzi non ti mancano? Questi quattro stronzetti. Perché tu è escluso. Io sono stronzone. Con le mutande. Manca un po' tutto, manca. Io volevo salutare Alessandra e Simona, un grosso abbraccio e ci vediamo presto a Trapani. Alessandra ti saluta Michele. Ciao Ale, bravo Ale. Forza Trapani. Forza ragazzi. Vai Luca, vai Luca. Aiari. Un in bocca al lupo sia a noi che a loro che a Recanati che oggi hanno un playoff che è una regola pazza però. Che può valere la silver mi sembra playoff noi però invece per andare ai playoff dobbiamo fare 85 gare, vincere non so chi, a Roseto, vanne, ce la faremo lo stesso. Vabbè, lo stesso.
Cari amici, eccoci qui. Abbiamo appena finito di pranzare un pochettino di carne qua. E tanto vino! Non era vino, non era vino, era Coca-Cola. Peppe, grazie a Gianni Cantagalli. Ti ho anticipato, caro Peppe. È stato veramente un onore essere qui ospiti di Gianni, di Alessandra. Un'esperienza bellissima. Questi sono i Trapanesi Granata. Vedrete le foto poi. Esclusivi! I Trapanesi Granata esclusivi! Ci vediamo al palazzetto a Roseto. Ovunque lasciamo il cuore. Ovunque lasciamo il cuore. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Termine di un'estenuante gara, perso purtroppo dal trama. Vedete Valerio come io pensavo triste. Fosse Valerio ti fa la fosse una foto, sorridevo come un deficiente, invece il video. Valerio amoroso, grandissimo Valerio. Forse ha bevuto più di noi, però. No. Aveva il fratello in campo contro di noi, per lui è andata bene. Abbiamo avuto culo. Sì, questo è il culo. Secondo te più culo, più bravura o più? Più culo nostro. Mio fratello, io ho iniziato qua a Rosetto. Ha studiato. Quindi quest'estate ci vediamo. Intanto notate che io sono più alto di Valerio Amoroso e quindi io a Coach Pianigiani. Pianigiani, cioè io sono più alto, magari di spalle, un pochino, però ti sa mai. Che dici? No, sta gara come andare? È una bella partita. La playoff, diciamo. Sì, tosse, dura, botte, cazzotti, è stato carino, vai. Una sega, cazzo, sei perso. se perdiamo mio fratello, lui non la sentiremo, tanto per un po' di coglioni, quindi sono sereno adesso. Mercoledì verrai giù a Trapani? Ci sto pensando, perché ci stanno ieri e quasi una capatina. Abbiamo sentito che sei in contatto con Gennaro, che si trova ormai a Trapani. No, Gennaro gioca qua. Sì, Gennaro gioca qua, ma se vieni giù. Se vengo mercoledì, volentieri, se no verrò in estate a trovare Gennaro, per andare a trovare anche qui. Volentieri, dai, ti hai una birra pagata. Birra pagata, ora intanto andiamo a fare l'aperitivo, paghi te. Dai, andiamo. Grazie Valerio. Ciao. Amici, eccoci qui all'aeroporto di Ancona. Siamo l'orologio, 8:15. Sono le 8:15 di lunedì. Non è prestissimo. Siamo svegliati prestissimo. Siamo svegliati un po' presto, due ore fa. Però abbiamo dormito. È stato un dolcissimo risveglio. Assolutamente. Dolcissimo. Sveglia niente. A cura di Leo Stellato e la sua delicatezza. Abbiamo, che dire, ovvio, abbiamo la mare in bocca per come è andata ieri, perché purtroppo crediamo di aver subito un'ingiustizia palesissima. Difficilmente si riesce a parlare, a dire che l'arbitraggio può condizionare una gara a tal punto da perdere, è veramente difficile poterlo sostenere, però ieri siamo andati forse molto vicino. Anzi, senza forza. Quando ti accorgi che la squadra di casa tira 41 mi sembra, tiri liberi. Un'esagerazione. Mentre noi soltanto 11, se non sbaglio abbiamo un 6 su 11. La squadra di casa ha subito 61 falli a favore. Cioè, ha avuto fischiati 61 falli. Di cui guarda, 3 in attacco. Preso. Cioè vuol dire che 10. Cioè, era imbarazzante a vedere il tabellone anche alla fine del secondo, del terzo quarto. Sembrava tutte le lucette accese da una parte e tutte spente dall'altra. Dopo 4 minuti mi sembra che già eravamo in bonus. Eravamo già in bonus. Loro in bonus forse sono andati solo in quarto minuto, e poi nell'ultimo quarto sì. Ma comunque di positivo secondo me c'è sempre da prendere qualcosa, come l'atteggiamento della squadra che ha reagito colpo su colpo. Abbiamo visto proprio il giusto atteggiamento. Quarto, eravamo sotto, siamo riusciti a recuperare, a fare un break andando sopra di 6. Vero è che abbiamo avuto l'opportunità per allungare sostanzialmente, perché abbiamo sbagliato qualche contropiede di troppo che non dovevamo fallire, che in quel momento della partita poteva essere definitiva. Ma c'erano un paio di falli almeno, uno su De Gregori me lo ricordo proprio palese.
però dai, pensiamo ma anche positivo. La gestione dei cambi, l'ingresso magari anticipato di Tardito, che ha dovuto sostituire Janes, che dopo pochi minuti aveva già due falli, lo stesso Morcillo che entra in un momento blu e dà il massimo, riesce a segnare 4 punti se non sbaglio, a prendere rimbalzi, a difendere. La partita gestita anche bene da Flavio, cioè nella difficoltà, perché gestire comunque una partita con i giocatori con tutti questi falli diventa veramente complicato. Poi abbiamo visto la giusta cattiveria, magari in qualche caso si è ceduto un attimo quel fallo nel finale di Janes, ma ci sta, lui è uno che vuole dare sempre il massimo, quindi... Forse c'è un rammarico, è quello di non aver sfruttato i mismatch che Rizzitello aveva a favore. Molto spesso, perché Roseto giocava a uomo, cambiavano su quasi tutti i blocchi e spesso Rizzitello si trovava ad essere marcato da un giovane molto più basso di lui, mi sembra Marini, il numero 13. Sì, Marini è un altro. E non ne abbiamo approfittato, però secondo me questa potrebbe essere un'arma tattica da sfruttare nelle prossime quelle poche partite. Volte ci abbiamo provato, poi sono stati chiamati due falli in attacco. Due sfondamenti imbarazzanti. Veramente incredibile, cioè quando la difesa, una difesa permette di tutto e l'altra non permette nulla, allora c'è qualcosa che non torna, veramente. Comunque Roseto è uno squadrone, non è che abbiamo perso contro... Però sinceramente mi aspettavo molto più pubblico. Non ha bisogno di vincere. Una piazza come Roseto che si vanta di avere la sua fino a 3.000 persone al palazzetto, c'era scritto sul sito. 3.000 persone, al massimo forse 1.600 persone c'erano, al massimo per farla proprio grande. 3.000 cristiani l'avete visti mai al palazzetto? Forse li vedranno mercoledì a Paladespar. Venite al Paladespar, riempiamole, facciamovi vedere cosa sono 3.000 persone, 4.000 persone. Dai, facciamo un invito un po' alla gente di Trapani, mercoledì, vi ricordo. Guardate la partita contro Sant'Antimo, gara 5, quando abbiamo detto scateniamo l'inferno. Mettere quella del tu volevi vincere e te la sei. Quella lì deve essere... Gara 2 di mercoledì deve essere lo stesso atteggiamento, la stessa cosa. Poi facciamo un saluto agli amici, comunque il trattamento che ci hanno riservato a Roseto è stato tutto sommato. Tranquillo, a parte qualche idiota, ma gli idioti ci sono sempre. E dappertutto, quindi non possiamo fare distinzioni, in particolare... Un simpatico siparietto con Valerio Amoroso, fratello di Ciccio che era in campo. Che purtroppo non sapeva come giustificare l'arbitraggio. Non aveva. Lo vedrete perché l'abbiamo intervistato. Esatto, lo vedrete. Va bene. Direi D'Ancona. Che... D'Ancona. I vostri inviati, Peppa aiuto, hermano, la comare. Ci vediamo mercoledì al Paladespa. E sempre. Forza! Trapani.